Amiche e amici, buonasera, grazie a tutti per aver seguito fin qui questa interessantissima tavola rotonda. Fratelli d'Italia, come si è capito, è l'unico grande partito italiano ad aver costituito una consulta tematica ad hoc per lo sviluppo di politiche nazionali ed europee legate al Mediterraneo. Ed è una scelta dettata dal fatto che riteniamo che la proiezione geopolitica della nostra patria, come ci insegnarono gli antichi romani, sia inevitabilmente legata alla sua capacità di agire da protagonista in quello che ancora oggi è uno dei mari più importanti al mondo, per tutte le ragioni che sono state esposte fin qui dai relatori che mi hanno preceduto in questa videoconferenza. Noi dobbiamo riprenderci il mare, dobbiamo ricominciare a pensare a come sfruttare strategicamente, non solo turisticamente, il fatto di essere al centro di questo grande mare dal quale transita circa il 20% del traffico marittimo mondiale e una parte importantissima del traffico internet, del traffico dati di tutto il mondo, oltre che essere lo specchio d'acqua nel quale si affacciano molti dei dossier di politica estera dai quali dipendono la sicurezza e il futuro dell'Italia e dell'intero continente europeo. Il Mediterraneo dunque rappresenta oggi per l'Italia la grande opportunità per tornare al centro delle dinamiche europee e internazionali, agendo come epicentro di quello che sta tornando a essere uno degli scenari geopolitici in assoluto più importanti dei quali occuparsi. Un'occasione che vede protagonista innanzitutto il nostro Mezzogiorno, faro del Mare Nostrum, e che proprio in questa fase dobbiamo valorizzare e potenziare, investendo con urgenza per colmare l'arretratezza che tutti conosciamo, una arretratezza infrastrutturale, industriale e di servizi causata da decenni di politiche fallimentari da parte del governo centrale, che neanche il PNRR predisposto dall'attuale maggioranza sembra intenzionata a sanare, visto che all'interno mancano gli interventi strutturali necessari per consentire al Sud di rimettersi in moto. Ma riportare l'Italia al centro del Mediterraneo significa anche avere una politica estera capace di porre l'Italia come interlocutore forte in uno scenario geopolitico in cui nuovi attori, a partire dalla Turchia di Erdogan, stanno assumendo un ruolo sempre più pervasivo e pervicace nella assoluta inerzia dell'Europa e di tutto l'Occidente. Allo stesso tempo, spesso in modo non disgiunto dalla maggiore presenza turca, anche come garante dell'Islam politico, non è sconfitto l'islamismo, che rischia di scaricare in Europa nuove cellule jihadiste pronte a colpire a casa nostra. E non sembra trovare soluzione il fenomeno migratorio, che noi continuiamo a pensare debba vedere una diversa presenza italiana e una diversa presenza europea nel Mediterraneo. Blocco navale per fermare le partenze, istituzione di centri di identificazione in territorio africano, redistribuzione in Europa dei soli profughi e rimpatrio degli irregolari. Sono queste le proposte di buonsenso di gran lunga, le più sensate e realistiche di chi continua a pretendere che gli altri stati europei si facciano carico degli immigrati clandestini, che Fratelli d'Italia continua a fare purtroppo nel disinteresse generale. Allora voglio ringraziare Vincenzo Sofo per essersi assunto il compito di coordinare questa consulta e voglio ringraziare tutti i responsabili del Dipartimento e dei dipartimenti coinvolti che sono intervenuti quest'oggi per iniziare a lavorare con l'ausilio della bravissima Micaela Mercuri e di tanti altri esponenti che coinvolgeremo nei prossimi mesi al progetto di Fratelli d'Italia per far diventare la nostra nazione il faro dell'Europa nel Mediterraneo.